Il percorso del mondiale devo dire che è un percorso molto impegnativo. È fatto il primo tratto in linea che prevede alcune salite, alcuni strappi, poi c'è una salita di 4 km. Se entrati nel circuito si fa una salita di 7 km e mezzo. La pendenza media mi pare che è attorno al 6%, però è un po' fuorviante perché ci sono tratti al 10% anche e tratti in cui invece spiana, quindi va su. È una salita che sale un po' a gradoni e questa salita si fa per tutti i giri e nell'ultimo si aggiunge il famoso strappo, ormai non abbiamo le presentazioni, che sono 2,7 km totali con diciamo 2,3 km belli impegnativi. Gli ultimi 400 metri è un falso piano, diciamo. Però il tratto più duro è quello da dopo 1,5 km fino a 400 metri dallo scollinamento, che penso abbia una media intorno al 20% con punti al 28%. Quindi sarà veramente un punto cruciale della corsa.